ritrovati amici telespettatori di Caffè TV 24, io sono Giovanni Gabban di Usve Cube Radio e siamo qui al Palafiori, appena fuori dalla sala stampa Lucio Dalla. Abbiamo notato che questa edizione del festival è veramente una delle più giovani di sempre, perché una parte della giuria è composta interamente da millennials, quindi giovani che vanno indicativamente dai 10 anni ai 19-20 anni, e loro hanno un potere molto molto importante perché possono decidere e contribuiscono alla vittoria di questa edizione del festival. Tu non ricordare però che questo potrebbe essere un deterrente per alcuni artisti, soprattutto quelli, chiamiamoli così, più avanti con l'età o coloro che hanno una storia più lunga, mi viene l'esempio di Nino D'Angelo, che potrebbero risentire di questa opinione perché i giovani si distanziano da alcuni mondi musicali, ma allo stesso tempo possono favorire artisti quali Achille Lauro o Federica Carta e Shade, che invece parlano un linguaggio molto più contemporaneo. Non ci resta quindi che vedere quale sarà il risultato finale e vedere se questi giovani ci possono sorprendere ancora una volta, ma noi siamo sicuri che le sorprese sono sempre dietro l'angolo qui in questa edizione del Festival di Sanremo.